Buonasera a tutti dal vostro grande, grandissimo Capitan Napoli. È appena terminata Finlandia-Italia, partita importantissima, la sesta partita del girone dell'Italia, valevole per le qualificazioni agli europei che si disputeranno il prossimo anno. Ebbene, nella trasferta più difficile è finita, i Finlandia 1, Italia 2, quindi vittoria esterna per l'Italia 2-1 in Finlandia, con vantaggio al 58esimo dell'Italia con Ciro Immobile, pareggio sul rigore della Finlandia ai 72esimo con Pukki e vantaggio dell'Italia 59esimo con Giorgino. Con questa vittoria l'Italia aumenta addirittura di 9 punti di vantaggio sulla terza. Oramai l'Italia, secondo me, è sicuro che ci sarà ai prossimi europei, bisognerà solo rivedere l'aritmetica. Andiamo un attimino a una breve sintesi della partita. Al terzo minuto, in occasione per la Finlandia da un calcio d'angolo, tap-in esterno di un giocatore della Finlandia, il quinto, problemi muscolari per Emerson Palmieri, esce dopo solo 5 minuti ed entra Florenza. Al 26esimo, bellissimo tiro di Sensi dal limite dell'area di rigore, miracolo del portiere finlandese. Al 30esimo l'Italia si fa ancora più convincente con Immobile, spizza la palla di testa, la palla esce di poco. Al 42esimo Sensi gran botta da fuori, da fuori. Dopo un buon inizio dei padroni di casa alla fine del primo tempo, molto aggressivo sui portatori di palla dell'Italia, intorno a metà tempo esce l'Italia e prende in mano le redini del gioco, meritando, avrebbe l'Italia alla fine del primo tempo meritato il vantaggio. Un'occasione buona con Pukki al 47esimo, l'inizio del secondo tempo, ma al 58esimo su cross di Chiesa deviato leggermente da un difensore della Finlandia, bellissimo gol di testa all'incrocio dei pali di Ciro Immobile, torna il gol vantaggio dell'Italia. L'Italia potrebbe sfiorare 2-0, ma al 70esimo su un errore di Sensi in fase di disimpegno scaturisce il rigore che c'era per la Finlandia, lo trasforma Pukki al 71esimo e trasforma l'1-1. Poi succede che 7 minuti dopo rigore non limpidissimo per l'Italia, praticamente tira un giocatore dell'Italia la palla più o meno, lui si mette così, girato, difensore della Finlandia, rigore proprio diciamo un po' generoso al limite, lo tira dal dischetto Jorginho ex Napoli, è freddissimo, angolatissimo, trasforma il 2-1. Inutili tentativi finali della Finlandia, dove l'Italia contropiede potenzialmente poteva segnare il gol del 3-1. Finisce così, grande Italia comunque in questo girone, 6 partite, 6 vittorie. Era la partita più difficile fuori casa con la Finlandia. Ricordo che la Finlandia è seconda nel girone a 12 punti su 6 partite e le uniche due che ha perso sono proprio con l'Italia all'andata e ritorno. Nel pomeriggio c'era stato il clamoroso, secondo me, sconfitta della Bosnia-Herzegovina, che perde 4-2 fuori casa con l'Armenia, risultato a sorpresa anche della Grecia che pareggia in casa con gli Stani, che fino a quel momento le prime 5 le aveva perse tutte. Vi ricordo il girone: Italia 18, Finlandia 12, Armenia 9, Bosnia 7, Grecia 5, gli Stani 5. Quindi l'Italia vanno le prime 2 in questo momento, ha addirittura 9 punti di vantaggio sull'Armenia. I migliori in campo secondo me Ciro Immobile, Sensi e Pellegrini della Roma. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Sempre Forza Napoli, grande Italia, 6 partite, 6 vittorie, più di così non si può fare. Oramai l'Italia, bisognerà solo aspettare l'aritmetica dei prossimi europei, ma oramai l'Italia giocherà i prossimi europei. Sempre Forza Napoli, buonanotte a tutti, ciao io.